Ciao a tutti, io sono Ottavia, benvenuti al mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Video di oggi, video haul shopping un po' misto, ho preso delle cosine per me, ho preso delle cosine per baby. Il momento si avvicina adesso, infatti sono stata anche poco presente per questo, sia qui su YouTube ma anche su Instagram, perché appunto si sta avvicinando la data del parto e io sto cercando di essere il più pronta possibile. E poi obiettivamente adesso mi stanco davvero parecchio. Prima di cominciare, come sempre, però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video, di lasciarmi un bel like di supporto, mi raccomando, vi aspetto anche nei commenti come sempre, e appunto seguitemi su Instagram, mi trovate come Ottavia underscore Scelso. Vi lascio tutti i riferimenti sia qui che giù nell'info box. Io in questi mesi praticamente non sto acquistando nulla per me, ma sto acquistando tutto per il bimbo, perché avendo il pancione che cresceva sempre più, era anche sia difficile che inutile acquistare capi per me. Prima cosa che vi faccio vedere è un ordine che ho fatto sul sito di Mustela. Mustela è un brand che produce prodotti per i neonati, per le mamme, ne ho sentito parlare benissimo, c'erano degli sconti sul sito non indifferenti. Infatti, se non ricordo male, se spendevate 80 euro avevate immediatamente il 40% di sconto su tutto, anche sulle cose che magari erano già in saldo, ecco. Oppure c'erano delle confezioni regalo, oppure se acquistavate dei prodotti ce n'erano altri in omaggio. Ne ho approfittato appunto per fare un ordine, di prendere alcune cosine per provarle, poi eventualmente più là appunto farò degli altri ordini, però per ora non mi voglio riempire di cose, diciamo, perché ne ho già abbastanza. Comunque partiamo subito. Prima cosa che vi faccio vedere sono delle salviette. Io finora ho acquistato soltanto le salviette della Water Wipes, di cui ho sentito parlare benissimo, 99% composte d'acqua. Però volevo provare anche le loro salviette, appunto le salviette di Mustela, quelle senza profumo, perché ce ne sono di diverse tipologie. Queste sono senza profumo e con il 99% di ingredienti di origine naturale. Ce ne sono 60, ne ho preso soltanto un pacco per provarle. Poi ho preso un loro must have, un best seller, che è il detergente delicato corpo e capelli con avocado bio. Eccolo qua, questa è la versione grande da 500 ml, sì, esatto. Questo, tra l'altro, acquistando una confezione di questo detergente, regalavano anche questa qui, ve la faccio vedere, che è la pasta cambio da 50 ml, famosissima anche questa, al 98% di ingredienti di origine vegetale anche questa, previene gli eritemi. Da sollievo, insomma, anche di questa ne ho sentito parlare davvero molto molto bene. Restando in tema cambio pannolino, ho voluto provare questo spray, che è uno spray cambio, anche questo. Questo contiene ossido di zinco, quindi più che altro è quando il bambino ha un eritema da pannolino ed è super pratico perché appunto è in versione spray. Questa è da, vi dico subito, da 75 ml. Poi ho preso una doppia confezione, in realtà ne ho prese due, ve ne faccio vedere uno, di olio da massaggio, guardate, eccolo qua. E ne ho presi due perché, se non ricordo male, avevano tipo, ne prendevi due e uno era in regalo, una cosa del genere. Questo è da 100 ml, questo è un olio da massaggio a secco, quindi voi lo spruzzate sulla pelle del bambino, magari dopo il bagnetto, quando vi fate un po' di coccole sul fasciatoio, spalmate questo olio che idrata ovviamente la pelle. Poi, in vista del prossimo autunno-inverno, in realtà, ho preso anche il famosissimo, perché anche questo so che è un prodotto famoso di Mustela, lo stick nutriente per guance e labbra. Quindi sapete che le pelli dei bambini, soprattutto in inverno, diventano molto molto secche. Questo stick, ve lo faccio vedere, che è molto molto piccolo, pensavo fosse un po' più grande sinceramente, ma in realtà è 9,2 grammi, quindi ce n'è pochino. Ultimi due prodottini. Allora, questo qua, che è sempre in versione gigante da 500 ml, questo è il fluido detergente senza risciacquo. Questo è ideale, c'è scritto, per eliminare efficacemente le impurità di viso e sederino. Però appunto è pratico perché non dovete risciacquarlo, lo mettete su un batuffolo di cotone e lo utilizzate così sul bambino. Ultimo prodotto di Mustela, questo in realtà avrei voluto prendere la confezione più grande, ma non era più disponibile il fluido, anche questo senza risciacquo. In realtà vorrei capire se questo può essere utilizzato invece su tutto il corpo, vediamo. No, anche questo viso e sederino, ok? Quindi praticamente sono la stessa cosa, ok? Pensavo fossero due cose diverse. Questo è da 100 ml, quindi anche questo magari me lo porterò in giro, questo lo lascerò sicuramente a casa.
Anche questo è uno dei loro prodotti must have, anche questo con 98% di ingredienti di origine naturale. Poi vi faccio vedere un ordine che ho fatto sul sito di H&M. Ne ho approfittato in realtà perché l'altro giorno c'era il 15% di sconto su tutto per i membri iscritti, quindi ne ho approfittato e ho fatto un mini ordine. In realtà ho preso un po' di cose sia per me, cioè ho preso in realtà solo cose per me e poi ho preso una cosa per il bimbo. Vado in modo totalmente random, quindi prendiamo la prima cosa. Ok, ho già capito di cosa si tratta, apriamo insieme. Queste sono due canotte, due top da allattamento, perché volevo appunto provarle, ne ho sentito parlare bene, non so se ho indovinato la taglia. Ho preso una taglia M. Sono appunto le classiche canotte da allattamento, perché come vedete qua c'è un gancino che voi potete aprire e abbassarle comodamente e allattare il bambino. Ho preso il pacco da 2, vi lascio i prezzi comunque qua. Questo era un pacco da 2, l'ho presa in bianco e in nero, sono in cotone, e invece questa è la versione appunto in nero. Eccola qua. Poi ho preso un altro paio di leggings per Maman. Sapete che io ho acquistato due leggings soltanto durante la gravidanza per Maman, entrambi di H&M, un paio morbidissimi, li ho utilizzati tantissimo, quindi ho voluto prendere il ricambio, anche perché ho pensato anche dopo il parto, a parte che sono comodi comunque, quindi al massimo posso abbassare un po' la parte alta che copre la pancia, e poi solitamente un po' di pancetta resta dopo il parto anche per qualche mese, quindi insomma penso che saranno utili. Comunque di questi ho preso una taglia M, perché già di quelli che avevo ho preso una taglia M, ve li faccio vedere. Se li volete vedere indossate, ho fatto un video haul qualche tempo fa, vi lascio qua il link. Questi sono veramente stra comodi e costano pochissimo. Poi ho preso dei reggiseni da allattamento. Allora, in realtà questo è un B-pack, quindi un pacco da 2, ho preso due taglie diverse perché non sapevo come regolarmi con i reggiseni di H&M. Tra l'altro ce n'erano, vi dico subito, c'era poca scelta come taglie perché appunto erano in saldo, e ho preso una quarta D di questi qua. Allora ve lo faccio vedere, questo qua è in rosa, appunto è molto carino, in cotone con un piccolo merlettino qua sul fronte, niente di che, e ovviamente ha anche qua il gancetto che potete staccare per allattare. Eccolo qua, voi lo staccate e potete allattare comodamente. Il pacco comprendeva anche un altro reggiseno in grigio, eccolo qua. L'altra taglia che ho preso è la quinta D, in effetti mi sembra un bel po' grande a guardarla, però non saprei, perché in realtà sono anche un po' imbottiti questi reggiseni. Poi li ho presi anche in questa versione nera e blu, identico reggiseno, ve lo faccio vedere. E di questo però c'era, mi pare, solo la quarta E. Ultima cosa che ho preso da H&M è un completino, un set per il bimbo. Io adoro i vestiti da neonati di H&M, cioè proprio sono forse quelli che mi piacciono di più in assoluto. Ho visto questo set che in realtà ho voluto prendere per il prossimo autunno, ho preso una taglia 6-9 mesi, composto da pantalone così e felpatino, e anche all'interno è felpatino, quindi per quando farà un pochino più freddo, molto carino. Il colore è un tortora per capirci, e poi aveva la sua maglia sopra, bellissima, di cui mi sono innamorata immediatamente, con l'orsetto disegnato. Tra l'altro maglia sempre molto comoda perché ha l'apertura qua laterale con i bottoni. Poi da prenatal ho preso le ciabatte per l'ospedale. Non è una cosa entusiasmante, però insomma io le cercavo grigie, le ciabatte, perché ho praticamente, poi vi farò vedere quando faccio la borsa parto, Le camicie da notte che ho preso e la vestaglia sono bianche e grigie, quindi insomma non volevo colori strambi, però da camera volevo delle ciabatte sobrie. Infatti ho fatto un sondaggio su Instagram e un sacco di ragazze mi hanno aiutato, sono state gentilissime e mi hanno indicato queste di prenatal, che in effetti sono molto molto belle. Guardate che carine che sono, con il fiocchetto, grigie, super semplici. Ho preso una misura in più perché ne avevo preso la mia misura, ma in realtà mi andavano piccole, quindi ho fatto il reso e ho preso queste qua. Tra l'altro io sono iscritta al VIP Club di prenatal, quindi ho la tessera e praticamente quasi tutto lo pago al 30% in meno per tutto l'anno, e queste le ho pagate 11 euro se non ricordo male. Poi altri reggiseni per allattamento che ho preso questa volta da Chiabì, anche questo era un pacco doppio in nero, questo qua semplicissimo,
e la stessa versione in bianco. Sono comodissimi, sono in cotone, cioè praticamente sono identici a quelli di H&M, perché hanno anche il merletto, come vedete qua. Questi li ho pagati, ecco, lo faccio vedere, questi li ho pagati mi pare 20 euro. Poi da Calzedonia ho preso dei calzini super semplici in cotone bianco e grigio per portarli sempre in ospedale. Un'altra cosa che mi hanno regalato per il bimbo, me l'ha regalata la mia amica Vale, che è venuta a trovarmi, mi ha regalato sempre della linea Fagottino che trovate all'OVS, questi calzini carinissimi con scritto I love dad, I love mom in azzurro. Poi mi ha regalato un set di body a manica corta e per fortuna è stata bravissima, me li ha presi più grandi. Infatti mi ha preso, credo, la taglia sì, 6-9 mesi, perché tanto già bodini ne ha diversi per adesso. Sono questi qua, sono super super semplici, questo qua in blu e poi questo qua mi fa morire perché ha tutti i disegnini, insomma è bianco con questi disegnini. Linea Fagottino, quindi cotone biologico. E poi mi ha preso anche una magliettina, sì, una magliettina molto molto carina con i bottoncini sul retro. Mi fa impazzire questo orsetto che c'è qua davanti, a maniche lunghe di cotone da mettere poi sopra i bodini. Questa invece è una taglia, credo, 3-6 mesi, se non ricordo male. Ok, 3-6 mesi. Ultimissime cose che vi faccio vedere sono delle mussole più un portasalviette che ho preso sul sito Pink or Blue. Comunque magari vi lascio il link qui sotto nel box. Ho preso delle mussole di Mushi, brand che adoro. Fanno delle cose pazzesche. Un set di 3 mussole, come vedete, sono beige con gli arcobaleni. Eccole qua, sono 3 uguali. Non ricordo la misura. Credo siano 60x60, però vi lascio comunque tutti i dettagli qui. Poi del brand Cancan Copenhagen, che come sapete io adoro e ho già diverse cose, ho preso per il bimbo di questo brand e di questa fantasia in particolare, che è la fantasia Dreamland. Ho preso 2 mussole, sono 70x70 queste. Cioè la fantasia di queste mussole è fantastica, io adoro. Infine ho preso un portasalviette, stessa fantasia Dreamland. Come vedete già ho inserito le salviette per farvi vedere, questo lo terrò nel fasciatoio, è appunto veramente bellissimo, tra l'altro questo era sempre sold out, quindi sono felice di averlo trovato finalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, questa volta è stato appunto un video haul mix, spero presto di farvi vedere anche il video della borsa parto per l'ospedale per me e per baby. Spero di tornare a essere più presente qui su YouTube, però considerate che non è facile perché appunto queste sono settimane un po' movimentate, un po' concitate, in cui tra l'altro mi sto concentrando appunto esclusivamente per il momento del parto, ecco. Tra l'altro stiamo facendo anche gli incontri del corso preparto, ci stiamo trovando benissimo, insomma, quindi spero che mi sosterrete. Nel frattempo vi aspetto su Instagram perché lì sono un pochino più presente, e anche su TikTok, non so se lo sapete. Comunque vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, di lasciarmi un bel like qui sotto e di supportarmi e di seguirmi su Instagram. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un grossissimo bacio, ciao!